grande rimpianto sicuramente, però anche e soprattutto la consapevolezza di aver fatto davvero un grandissimo campionato. Ma sì, infatti è da sottolineare questo aspetto e da ripartire proprio lì. Ecco. Purtroppo il finale è stato, c'è ancora l'amarezza, ma dobbiamo vedere quello che di positivo abbiamo fatto. Ripartire proprio dall'unione che si è ricreata con la tifoseria, dall'entusiasmo che si è ricreato all'Adriatico, proprio da lì si deve ripartire. Poi vediamo, insomma. L'istantanea che conservi di questa stagione, magari il lungo applauso dopo la sfortunata semifinale di ritorno col Verona, perché insomma siete stati lì in campo praticamente per 10-15 minuti con l'intero stadio che vi ha applaudito, una bellissima cosa è stata, no? Immagino. È una bellissima cosa, sì, perché è stato veramente un momento emozionante, perché i tifosi hanno capito quello che siamo riusciti a fare, l'abbiamo fatto con grande voglia, con grande entusiasmo, con grande sacrificio. Pescara è una piazza che quando vede queste cose, anche se non vinci, ti porta sempre nel cuore. Questo attaccamento l'abbiamo sentito e io l'ho sentito parecchio, anche a 36 anni, è una cosa che mi ha toccato molto. Quindi sarebbe un peccato, ecco, non ripartire con l'entusiasmo, con l'ambizione di fare qualcosa di importante qui a Pescara, perché è una piazza che merita. Sai che sei entrato nel cuore della gente, no? Sei consapevole di questo? Ma io, a me fa piacere, io ho sempre detto che voglio dimostrare il mio attaccamento e la mia professionalità, la mia passione in campo. Ci sono, in tutta la mia carriera ci sono sempre riuscito, perché sono quel tipo di giocatore. Riuscendo anche qui a Pescara, per me è un motivo di un grande orgoglio. Lo sai che il rinnovo è scontato, no? Abbiamo sentito il presidente, l'intervista è ufficiale, non è che ce l'ha detto a microfoni spenti, non ci sono problemi con Cristiano, anzi è un piacere continuare a lavorare con lui. Per me idem, col presidente va oltre, ecco, il rapporto da presidente e giocatore. Lui, ci siamo sempre cercati, ci siamo sempre poi stimati e ci stimiamo reciprocamente, quindi continuare con lui sarebbe per me un'opportunità grande, e soprattutto poi facendola qui a Pescara. Insomma, adesso il meritato riposo, come giusto che sia, e poi la firma sul contratto, rinnovo almeno di un anno, poi magari, che ne so, si aprono le porte anche della sede per qualche ruolo. Piacerebbe allenare un... Domani sì, però adesso mi sento ancora giocatore. Giocare, diciamo, fino a 40 anni giochi sicuro. No, 40 anni no, ma... Vabbè, piano piano, vediamo, anno per anno.